Buongiorno, io sono Nicolò Borelli e sono qui con il Teatro Fraschini e l'Università di Pavia per leggervi il canto numero 10 dell'Inferno, Divina Commedia, Dante Alighieri. Ora sen va, per un secreto calle, tra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi a miei disiri. La gente che per gli sepolcri giace, potrebbe si veder già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me, tutti saranno serrati quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però, alla domanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio che ancor tu mi taci. Ed io, buon duca, non tegno riposto a te se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio. Ed el mi disse, volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto? Dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui, dicendo, le parole tue sien conte. Com'io al piè della sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò, chi forni maggior tui? Io, che era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso. Poi disse, fieramente fur avversi, a me e a miei primi e a mia parte, sicché per due fiate mi dispersi. Sei fur cacciate e ritornar d'ogni parte, risposi io lui. Non è l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra, lungo questa infinto al mento, credo si fosse in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di vedersi altri era meco. E poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse, se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, figlio mio, ove? E perché non è teco? Le sue parole, il modo della pena, m'avean di colui già letto il nome. Però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò, come? Dicesti egli ebbe? Non vive egli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. E se, continuando al primo detto, se n'lian quell'arte
disse, male appresa ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia riaccesa la feccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è si empio a incontrare a miei in ciascuna legge? Ond'io a lui, lo strazio e il grande scempio, che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fan far nel nostro tempio. Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io suol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso. Ma fui io sol laddove sofferto, fu per ciascuna di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. De, se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se benodo, dinanzi a quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam con quei che ha mala luce, le cose, disse, che se ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son tutto e vano, nostro intelletto e si altri ci apporta nulla sapendo del vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allora, come di mia colpa con punto, dissi, or direte dunque che a quel caduto che il suo nato è covivi ancor congiunto. E si fui dinanzi alla risposta muto, fatei sapere che il fei perché pensava che già nell'error m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava. Per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse con chi lui stava. Dissemi, qui con più di mille altri giaccio. Qua dentro il secondo Federico, il cardinal, e dell'altri mi taccio. Indi s'ascose, e io inver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse, e poi, così andando, mi disse, perché se tu si smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel cudito, hai contra te, mi comandò quel saggio. E ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio, di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appreso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo inver lo mezzo, per un sentier che a fine un valle fiede, e che infin lassù facea spiacer suo lezzo. Grazie mille.